Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ed eccoci qua, buongiorno, siamo partiti per una bella puntata del venerdì. Concedetevi una pausa grazie al nostro sponsor Express Caffè, ma noi ci saremmo dovuti concedere una pausa di una settimana, proprio a partire da quest'oggi fino al 29 per una bella vacanza a Carpatos, invece no! Maledetto te, coronavirus, che non sei altro. Io e la Cocò siamo qui per voi. Buongiorno Cocò, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi immaginavo già con i piedini in ammollo nell'acqua del mare blu. Ecco, esatto. E invece niente. No, intanto la cosa bella è che mentre ero da solo in inquadratura tu giravi tranquillamente, ti spostavi di qua, ti spostavi di lì. Aspetta che adesso ti presento. Diamo il buongiorno, diamo il benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo, certo, sulle nostre pagine Facebook, Nima Radio TV, ma anche Telenizza, Telelupo, Poggio alla Selva, Dancing Lido, Orchestra Nicola Marchetti. E chi più ne ha? Più ne metta, ma soprattutto agli amici di Radio Nova che ci seguono tramite la frequenza 94.3. Esatto, frequenza radio FM. 94.3. FM, come si diceva una volta. FM, ricordatevi che domani... Ecco, FM. ma perché mi è venuto in mente di chiamarti, anzi, perché hanno liberato il lockdown? Hanno liberato le bestie! No, assolutamente, mi fa molto piacere questa presenza, come fa piacere a tutti coloro che ci stanno seguendo. Anche ieri, che non c'eri in studio... Mi salutavano lo stesso. Ti salutavano. Carini, grazie. Va bene, dai. Allora, come stai? Allora, come sto? Ma sì, sto bene, dai, sto bene, quindi... Insomma, pazienza, il viaggio non c'è, però tu pensa, se magari noi oggi partivamo, dava giù l'aereo. Beh, ma ascolta, ma un po' di allora, ottimismo. Vediamola così, siamo felici, siamo qua. Siamo qua e andiamo avanti che così. Non... Vedo che sono già sintonizzati alcuni amici che sarebbero dovuti essere con noi, Cinzia Notari, Paola Lusetti, tutte persone che erano prenotate per il viaggio, ma non vi preoccupate ragazzi, perché a settembre si va in Sicilia, sono sicuro. Super Nima. Anche perché la mia amica Licia, che di solito ci chiama nell'altra trasmissione, sì, ha detto che tra un mese nulla. Ha detto, vedrete, fra basta. Un mese. Esatto. Allora, chi... Noi ci crediamo, vogliamo andare avanti in questo modo. Ma visto che si parlava di vacanza, cominciamo con un videoclip che riguarda ci accontentiamo. Zona di mare, dai, arriva Daniela Cavanda con Playa Marisol. Tutta per voi. Sette mari, re di tutti i contrabbandieri, a sfidare morte e fortuna. Ultimo di 10 fratelli, polvere da sparo e coltelli, a inseguir la settima luna. Playa Marisol, Thank you.
passione di stelle, a giurarsi amore di schiena. Poi tempeste contro le vele, il sapore amaro del sale, maledetta settima luna. Playa Marisol, dei pescatori tutti intorno al fuoco di sera, che un vascello a volte riappare dai profondi abissi del mare a inseguir la settima luna. Playa Marisol, qua siamo rientrati e io quando ci sei tu in trasmissione va a finire che mi dimentico di fare le pubblicità. Te confondo, non lo so, mi confondo. Aspetta che prima devo dire questa cosa. No, a parte gli scherzi, dai, ci mancherebbe, mi fa piacere quando sei presente, ma prima devo parlare di Poggio alla Selva, ragazzi, visto che siamo in onda anche sulla loro pagina, vi ricordo il Risto Bond, 65 valore nominale, 100 di valore spesa, 35% di sconto, prenotabili entro il 30 di giugno 2020 e utilizzabili entro il 31 dicembre 2021. Tra l'altro, proprio ieri sera, cara la mia Cocò, sì, ha riaperto i battenti l'amico Franco. Ma sì, ho saputo che è andata molto bene. È andata bene, ha avuto una quarantina di tavoli tutti distanziati, ha lavorato, il nostro amico Prof ha fatto anche un po' di piano bar. Dai. Aspettateci, perché prima o poi arriveremo anche noi, ci mancherebbe, non vi abbandoniamo. Piano piano si ricomincia, è molto bello che ci siano questi cenni di risurrezione, perché dai, io la chiamerei proprio così, Certo, risurrezione musicale. Allora, mi è arrivato però un messaggio un po' particolare in questo momento. Sì. Abbiamo ancora 10 minuti prima di collegarci con i nostri ospiti, tra l'altro questa mattina affronteremo un po' un discorso legale, perché saremo in contatto con l'avvocato Paolo Righini di Parma, al quale chiederò alcune cose riguardo a questa emergenza Covid. Certo. Dopodiché a mezzogiorno arriverà l'amico Paolo. Oggi è la giornata dei Paolo. È la mattina dei Paolo. Esatto, Paolo Bertoli con la sua musica e la sua fisarmonica. Mi è arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore e dice: parlate di noi. Io sono Andrea, uno dei tanti proprietari di sale da ballo. Abbiamo creato un mega gruppo in 4 giorni e ho raggiunto 11.000 iscritti per dare voce al nostro settore. Dateci una mano voi che potete. Grande, bravo, bravo. Caro Andrea Lorusso è di Roma. Sì. Mi ha mandato anche un vocale per insomma spiegare un po' questa situazione. Beh, ci siamo dentro anche noi, perché certo, a nostra certo. volta comunque con le orchestre, che siano discoteche, che siano sale da ballo, comunque le nostre serate sono bloccate. Siamo tutti legati. Da un unico filo che è la musica. E stiamo cercando comunque di farci sentire. Io in primis con questa trasmissione, con la trasmissione che arriverà poi alle 13 sul 78, su Radio Italia anni 60 TV, stiamo cercando comunque di non far dimenticare i nostri colleghi, perché abbiamo tanta voglia di stare sul palco, sì. E come voi avete voglia, proprietari, di stare dietro i vostri banconi, e sicuramente
c'è tanta difficoltà da ambo le parti, se non sbaglio. Certo, no? Poi insomma ogni giorno purtroppo a Nicola abbiamo sempre delle brutte notizie che ci arrivano, quindi esatto. Orchestre che devono dire addio, no? Ai loro esatto. Fan, proprio, tutto. Ieri, proprio ieri leggendo e ho letto anche stamattina un articolo sul giornale in Umbria che l'orchestra Erika Caporali, se non sbaglio, ha dovuto chiudere dopo 10 esatto. anni la sua realtà. E questo dispiace, ma come tante altre attività. Circoli, locali da ballo. Esatto, anche nei negozi di abbigliamento. Noi siamo qua per dare voce a tutti. Magari Andrea, la prossima settimana ci mettiamo d'accordo e ti invito volentieri con un collegamento Skype a parlare un po' a nome di sì, anche perché colleghi. Se lui è di Roma, sentire anche le altre città esatto. come però, stanno tra l'altro andando. Proprio ieri ero in collegamento con l'amico Francesco Italiani da Roma, che è un ballerino, un coreografo esatto. Di teatro, e stava raccontando che appunto il discorso dei teatri sarà difficile che il 15 di giugno riapra. Perché comunque un Sistina con 1400 posti, doverne mettere all'interno 300 persone e non fa? Ci sta dentro con i posti. È proprio quello il problema. Faremo così, adesso mi memorizzo il numero di telefono, cara Andrea, e mi farà piacere fare una chiacchierata, magari dopo nel pomeriggio ti chiamo così ci ragioniamo insieme. Andiamo in musica, visto che si parla oggi di questa vacanza, bisogna che... Che almeno con la fantasia... Esatto, almeno con la fantasia ci andiamo. Follia d'estate, l'amico Genio e la Bubi Band. Serata tutta quanta per noi, così ti porto a cena con la Spider se vuoi. Mano nella mano, il CD di Celentano, ma che giorno è? Voglio una follia questa sera con te, voglio tu sia mia senza tanti perché. Poi c'è la luna piena che illumina la scena, insieme io e te. Questo vento d'estate accarezza le fate in questo posto incantato, ci perdiamo io e te. Sento un brivido addosso e non è solo sesso, questa follia d'estate la vivo con te. Che mi arriva nel cuore, questa follia d'estate ha il sapore di te. Questa sera con te sei bella da morire, mi vergogno di me, mi perdo nei tuoi occhi, il cuore tu mi tocchi ballando io e te. Questo vento d'estate accarezza le fate in questo posto incantato, ci perdiamo io e te. Questa follia d'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te. Questa follia d'estate la vivo con te. Sento tutto il calore che mi arriva nel cuore. Questa follia d'estate ha il sapore di te.
Follia d'estate, follia. No, no, rimani pure collegata lì alla, al taccuino, perché dobbiamo salutare chi ci sta seguendo prima di mandare in onda l'altra canzone e poi ci metteremo in contatto con il nostro amico avvocato. A te la parola, certo, cara. Vai, vai. Allora, qua ci sono i saluti della nostra cara Cinzia Notari, che dice acci, acci, dovevamo partire. Infatti, Cinzia, purtroppo, niente. E non ricordarmelo, dice, ci rifaremo. Buon venerdì a tutti i telespettatori del Nima Show. Poi abbiamo il nostro Andrea Lorusso, appunto, che ci faceva presente di parlare di questa situazione, esatto, pesante, insomma, quindi un saluto a te e a tutto il tuo gruppo, un bacio. Giancarlo Edward Trebbi, buongiorno, buongiorno anche a te. Buongiorno, e condividete, mi raccomando, la trasmissione, perché più condividete, più arriviamo, sì, nelle vostre case e nei vostri smartphone soprattutto. E più diamo voce a tutti. Esatto, io saluto la mia mamma perché mi ha salutato. La nostra cara Tina, infatti, stavo dicendo un bacione, un bacione. E poi Barbara Bortesi, che ci sta guardando. Ciao, quindi cara, un bacione anche a lei. Allora, cari amici, Cinzia, mia mamma, Barbara, saremmo dovuti essere tutti in vacanza, tutti, ma sì, io, ragazzi, vi penso sempre. Gustiamoci questo videoclip girato in Calabria, dopodiché pubblicità e ci metteremo in contatto con il nostro amico avvocato. Eccolo qua che arriva, ti penso sempre. Sempre sai, nella mia mente sei, ti prego non fuggire, resta con me. La luce sei per me, io vivo sol di te, la vita ti darò e non la chiederò. Vieni, 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 vieni qui da me. Vivo, 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 vivo per amare te. L'estate tornerà con te. Ti sento già vicino a me. Il grigio dei miei sogni se ne andrà con te. La mia vita sei per me. Sempre sai, il sole sei per me, la vita ti darò, vivo per te. Sei tu il solo amore, ti prego non andare, sei tu il vero amore. Io sempre ci sarò. Vieni, 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 vieni qui da me. Vivo, 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 vivo per amare te. L'estate tornerà con te. Ti sento già vicino a me. Il grigio dei miei sogni se ne andrà con te. La mia vita sei per me.
Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393-1912-091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Dal 18 maggio, grande riapertura da Bertolini Abbigliamento. Tutto a metà prezzo. Assortimento dall'abbigliamento elegante a quello sportivo con relativi accessori. Disponibili taglie comode sia per lui che per lei. Vi aspettiamo in via Gramsci 21/B a San Polo Denza, Reggio Emilia. O contattateci allo 0522 87 36 59. E ricorda, tutto a metà prezzo. Nimi Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. O seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci rientrati, amici, vi diamo ancora il buongiorno a chi magari si fosse collegato in questo momento, ma cara Monica, dobbiamo dare il benvenuto al nostro ospite, al nostro primo ospite di quest'oggi, e vado a presentare l'avvocato Paolo Righini. Buongiorno avvocato. Nicola, buongiorno, buongiorno Monica. Buongiorno. Visto che ci conosciamo, caro avvocato, possiamo darci del tu? Anche se mi imbarazzerebbe il contrario, okay, quindi allora perfetto, per favore, ci vogliamo dare un bel risultato. Esatto, allora deve essere facciamo confidenziale così la nostra chiacchierata. Ti ringrazio intanto per aver accettato l'invito. E ho voluto inserire questo attimo di consulenza legale all'interno del Nima Show perché ho alcuni quesiti da porti. Possiamo partire? Possiamo andare? Ah, ma certo, intanto, assolutamente. Facciamo una ben cosa, ti lascio la parola per presentarti ai nostri amici, dai, visto che... Ah, beh, pochissimi secondi. Esatto, sono avvocato, mi sono laureato nell'87 a Parma, ho lo studio legale qui. Vado avanti, mi occupo soprattutto di diritto civile nell'ambito del diritto finanziario bancario, ma non solo, quindi eccomi qua, a vostra disposizione. Allora, a disposizione. Io ho una curiosità, caro Paolo, da chiederti. In questa emergenza di Covid-19, di questo virus che comunque ci sta mettendo in difficoltà, ci sono tante attività che comunque avanzano dei pagamenti da parte dei propri creditori, no? È una possibile scusa il fatto di nascondersi dietro all'emergenza, il fatto di dire ma sai adesso c'è il Covid-19 e non riesco a pagarti. Come ci si può comportare davanti a tale manifestazione da parte dei propri creditori? Beh, visto che hai parlato di nascondersi, nel nascondino c'è il Tana Libera Tutti, ma non è chiaramente un istituto giuridicamente richiamabile per venir meno ai propri doveri. Se uno si è obbligato a pagare, il pagamento è tenuto a farlo. Che cos'è che porta di nuovo e di imprevisto? Purtroppo questa pandemia terribile che ha afflitto tante persone, esatto, e tante persone che ascoltano, anche sicuramente in famiglia, hanno avuto qualche problema.
chiaramente ha portato qualcosa che è assolutamente imponderabile, non poteva essere preso in considerazione prima di assumersi l'impegno. In diritto questo imponderabile si chiama caso fortuito. Chiaramente il caso fortuito e il caso di forza maggiore, che sono un endirio, cioè la stessa cosa dita in due modi diversi, perché è un caso di forza maggiore, può sospendere le obbligazioni di pagamento, ovviamente quando è tale, cioè mi spiego, quando il mancato pagamento deriva dal fatto che gli incassi sono venuti meno completamente perché ad esempio le attività non rientravano fra quelle che avevano un codice Ateco per le quali dovevano stare aperte. Ovviamente però tutto questo va fatto con buona fede e diligenza, cioè mi spiego, non è che tu ti sottrai e ti metti il tuo creditore davanti al fatto compiuto che non trova il pagamento sul conto corrente, non si fa così. Si contatta e poi soprattutto bisogna porre in essere tutti i rimedi possibili, quale anche la richiesta al prestito bancario, che è uno dei rimedi per avere liquidità e onorare i propri crediti. Personalmente, visto che anch'io sono un debitore di tante cose, perché uno studio ha tante uscite, io mi sono dato da fare ed ho potuto ovviamente onorare tutti i miei crediti e credo che lo Stato qualcosa stia facendo in merito a questo. Quindi, sì, anche allora, se... certamente, chi non può perché è successo veramente la fine del mondo, non gli è imputabile come colpa, diversamente no. Però l'etica professionale ci sta anche fare una telefonata, come hai detto, e chiedere, far presente le difficoltà, sicuramente chi è dall'altra parte, allora, non dice ci di no. Sta ed è anche, come dire, il frutto di un obbligo giuridico. Il nostro codice civile ci impegna ad eseguire i contratti secondo buona fede e la buona fede prevede una condotta nei confronti del creditore che sia rispettosa del suo credito. Certo. Per cui io non posso, per un motivo di forza maggiore, non lo metto davanti al fatto compiuto, ma la buona fede che mi imposta del codice civile fa sì che io mi attivi per evitare anche le conseguenze dannose per il mio creditore. Esatto, esatto. Ascolta, prima di farti la prossima domanda, io voglio dedicarti un brano, perché so che tu sei un grande chitarrista, non può mancare un bel guitar boogie con la chitarra del nostro amico Cicci Condor, arriva Tom Dooley. Fantastico, grazie. A tra poco con l'altra domanda, ancora più piccante.
Eccoci qua, dopo esserci scatenati con questo bellissimo Boogie, caro Paolo, ti vedevo lì che fremevi un pochettino, però la chitarra non era presente, non potevi suonare. A parte gli scherzi, parliamo di un altro argomento. Conduttore e locatario, parliamo di affitti, no? In questo caso non il conduttore televisivo, radiofonico, quale sono? No, no, per carità. Ma quelli che comunque prendono in affitto e danno in affitto comunque un appartamento, un negozio. Come si devono comportare in questo caso? Allora, diciamo che i criteri di carattere generale sono quelli che abbiamo affrontato prima, li abbiamo spiegati, quindi semplicemente vanno declinati in questa particolare fattispecie che è il contratto di locazione ad uso abitativo, ad uso diverso dall'abitativo. Quindi il principio cardine è sempre che esiste il problema del fatto imprevisto sopravvenuto di forza maggiore, che può dare, diciamo, diritto a sospendere o quantomeno a ridurre il canone, se non che è fatto obbligo del conduttore, cioè di colui che paga il canone, no? Nel linguaggio comune si dice che è in affitto. Affitto per un avvocato è una cosa diversa, però chiamiamo l'affitto per capirci tra di noi, e chiaramente anche questa persona non deve assolutamente far trovare il proprietario dell'appartamento o del capannone, quello che è, davanti al fatto compiuto. Deve contattarlo e con lui concordare. Vige sempre, scusa se ti interrompo, la regola del buon senso anche in questo caso, no? Perché a sua volta il proprietario avrà delle spese alle quali deve far fronte e si mette un'altra persona in difficoltà. Certo. E io ribadisco che il buon senso per un avvocato si chiama buona fede, è la stessa cosa. Sì. Nel nostro linguaggio di casa, che utilizzo anch'io a casa, non è che parlo come un libro stampato, mi ricorrerebbe alla neurodelirio, però si chiama buona fede negoziale, cioè la buona fede che il codice civile proprio ci impone di utilizzare nell'esecuzione del contratto. Il contratto di locazione è il tipico contratto ad esecuzione continuata, perché non è come una compravendita che ti viene consegnato il bene e finisce lì. Vabbè, ci può essere assistenza, ma è una cosa diversa. La locazione di per sé è un contratto che ha una durata, durate anche lunghe, 4 più 4 con l'abitativo, 6 più 6, 8 o 9 addirittura quelli degli alberghi. Quindi è importante che le parti nell'esecuzione si diano una mano per ottenere il risultato voluto, cioè chi ha dentro i locali, ottenerli e tenerli bene e poterne beneficiare, usufruire. Chi ha dato in locazione i locali, incassare il canone, perché ovviamente su quello fa affidamento. Certo, certo. Allora, caro Paolo, prima di arrivare all'ultima domanda, voglio dedicarti un altro brano, lasciamelo fare. Quest'oggi voglio concentrarmi sui chitarristi, visto che tu sei uno di loro. Monica, io dedichiamo un bel ciaccia del nostro Marco Tonelli, dal titolo Mi Corazon. Ci prolungheremo un attimino, ragazzi, con il nostro avvocato, perché sono temi molto importanti, ma daremo spazio comunque lo stesso all'amico Paolo Bertoli più tardi. Intanto, Marco Tonelli, per voi. Grazie. Que voy a tener la suerte cuando me abrazas fuerte, el pensamiento vuela, me acerco y siento el sabor susurrando palabras de amor. Thank you.
amar, sí que voy a tener la suerte. Cuando me abrazas fuerte, el pensamiento vuela, me acerco y siento el sabor, susurrando palabras de amor. Ed è scattata il mezzogiorno, diamo il buon appetito a chi magari si accinge a tavola. C'è ancora qualcuno che mangia a quest'ora? A mezzogiorno, vabbè, io mangio dopo, più tardi, mangio dopo le 2, dopo le 14. Tu a che ora pranzi di solito, Paolo, per curiosità? Dipende da quando smetto, da quando finiscono le energie, allora devo rifare carburante. Esatto. Non ho un orario. Arriviamo al terzo quesito di questa puntata e poi dopo ci salutiamo perché dobbiamo collegarci con Paolo Bertoli. Oggi, l'ho detto, è la giornata dei Paolo Pa. Ti chiedo, in questa situazione di emergenza Covid, ci possono attribuire responsabilità alle strutture mediche, in particolare, insomma, a chi si è dovuto trasformare in reparto Covid? Allora, teniamo presente che chiaramente è un argomento al calor bianco e che dovrebbe essere spogliato di tutte le questioni che non sono legate a effettive questioni di carattere legale, ma politico. Per cui, spogliandosi completamente di qualsiasi valutazione di questa natura, quindi valutazioni squisitamente tecniche. Allora, che cosa deve fare sia la struttura sanitaria che il medico? Premesso che le responsabilità per medici e infermiere non se ne ravvisano proprio, ecco, direi casi eccezionali forse, ma io non ne vedrei. Diverso è la questione per la struttura, perché la struttura deve agire secondo la scienza, la miglior scienza ed esperienza possibile. Quindi i casi vanno valutati a sé. Diciamo già oggi che però ci sono delle riflessioni in corso, sì, su, ad esempio, l'organizzazione dei triage, dove le sale d'attesa dei pronto soccorso sono state frequentate sia da persone che non erano infette che da persone infette, e questo sicuramente ha creato dei problemi. Poi abbiamo visto il problema della questione delle case di riposo. Certo. Questa è delicatissima. Andranno affrontate nel merito, inevitabilmente, senza caccia alle streghe per carità di Dio, ma neanche senza il riparo di dire semplicemente che era un argomento difficile, come in effetti era, certo, quindi non se ne deve parlare. No, se ne deve parlare ovviamente in termini strettamente medico-tecnici. Cosa è stato fatto? È stato fatto secondo la miglior scienza e esperienza? Sì, punto. Purtroppo la pandemia nessuno di noi la governa e quindi quello che è successo è successo. Non sono state adottate le precauzioni nel caso, valuteremo se questa è l'origine di una patologia. E faremo. Esatto, comunque sai, ci ha preso un po' alla sprovvista tutti quanti, direi, Monica, cosa dici tu? Certo, chi se l'aspettava una cosa del genere, quindi tutti un po' impreparati e problemi poi saltano fuori adesso strada facendo. Allora Paolo, io ti voglio salutare, intanto ti ringrazio per questo spazio che mi hai dedicato, perché una consulenza del genere è veramente importante. Possiamo già accennare al nostro pubblico che magari più avanti ci potrà essere una parentesi dedicata alla consulenza legale tenuta proprio qui su Nima Radio TV dal nostro avvocato Paolo Righini. Senza dubbio, una cosa che deve essere strettamente tecnica per dare un'informazione corretta e affidabile, certo, ma anche vivace, in modo tale che
non sia una lezione, diciamo, di scuola, ma qualcosa che ci lasci soddisfatti tutti. Anche un botta e risposta, dai, se magari qualche spettatore è curioso può intervenire anche in trasmissione. Ci organizzeremo, esatto. Dai. Ti ringrazio. Molte grazie, saluti Nicola, saluti Monica. Ciao, Paolo, alla prossima. Grazie. E saluti le persone che hanno ascoltato, chiaramente. Grazie. Certo, certo, certo. Grazie. E concludiamo questa prima parte con la Barcadera, dedicata a te, Monica, che so che ti piace tanto. Grazie. Ma introduciamo il prossimo ospite, Paolo Bertoli. Ciao Paolo, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Nicola, ciao Mire. Siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia, telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770.
Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Dal 18 maggio, grande riapertura da Bertolini Abbigliamento. Tutto a metà prezzo. Assortimento dall'abbigliamento elegante a quello sportivo con relativi accessori. Disponibili taglie comode sia per lui che per lei. Vi aspettiamo in via Gramsci 21/B a San Polo Denza, Reggio Emilia. O contattateci allo 0522 87 36 59. E ricorda, tutto a metà prezzo. Nini Magazine, la rivista del Nima Show. Musica, informazione, rubriche e curiosità dal mondo della musica da ballo e non solo. O seguici su Facebook o sul sito nicolamarchese.it. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E da un Paolo all'altro, diamo il benvenuto, cara Cocò. Tu sei contenta perché ti simpatico, Paolo Berto. Senza nulla togliere all'altro. Beh, ci mancherebbe, sono simpatici tutti. Questo lo conosco meglio, insomma, è giusto così. Poi, insomma, è il mio preferito. Possiamo dare il benvenuto? Da quando si è fatto crescere la barba, ecco, adesso poi adesso pizzetto. Sei tagliato, abbiamo il nostro Paolo Bertoli in versione Don Diego della Vega. Eccolo qua, buongiorno. Ciao Nicola, ciao Monica, ciao a tutti. Ciao, ma che bello sfondo, la tua fisarmonica. Oh, che meraviglia. Visto che sono stato a casa 2 mesi a fare niente, esatto, tocca di qua, tocca di là, non so cosa ho fatto, comunque è uscito questo. È venuto fuori lo sfondo. Intanto come stai di salute? Vedo che comunque stai molto bene, dai, questo mi fa piacere ed è importante. Da questa parte qui della salute diciamo bene, fortunatamente. Il resto è fermo, è un'incognita. Purtroppo non abbiamo, caro Paolo, una data alla quale aggrapparci per dire ripartiamo. Tant'è che prima, non so se hai seguito la puntata dall'inizio, Paolo ha scritto un gestore di una sala da ballo di Roma che ha creato un gruppo, anzi ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti, Salviamo le sale da ballo. E ci ha condiviso la puntata su questo gruppo e ci ha chiesto una mano. Com'è? Per cercare di divulgare questo problema, ma a parte che è conosciuto perché è arrivato anche alle reti nazionali, no? Se non sbaglio. Sì, diciamo che sono tante associazioni che stiamo cercando di far arrivare un piccolo messaggio al nostro governo, anche perché siamo in tanti nel nostro settore dello spettacolo, tecnici, musicisti, gestori, che stiamo andando in difficoltà purtroppo. Stiamo cercando di aiutarci tutti per far arrivare questo messaggio. No, però la cosa che io non capisco, e questo lasciamelo dire, ma non è una polemica che voglio fare. Non ho nulla contro i ristoranti, assolutamente, perché devono lavorare. Però 30 persone messe al tavolo, distanziate, al ristorante vanno bene, 30 persone in una sala da ballo, o in una piccola riunione con un po' di musica non vanno bene, creano assembramento. Com'è sta storia, Paolo? Tu cosa ne pensi? Guardi, io invito tutti di uscire, di andare al bar, al ristorante a fare la spesa, perché non solo noi abbiamo bisogno, abbiamo tutti bisogno. È ovvio che questo discorso di distanziamento è giusto o non è giusto, ci sono delle cose che io non sono d'accordo. Una famiglia che va fuori anche con i suoi figli a mangiare non può stare vicino a suo figlio quando si vive insieme, ma quando va al ristorante deve tenere la distanza. Esatto,
Anche perché poi una tavolata di 30 persone, il primo parte in una provincia, l'ultimo arriva nella provincia accanto. Sono delle incongruenze. Sono un po' di incongruenze, però non siamo... È ovvio che il nostro settore del ballo, sì, c'è il contatto, però se io vado a ballare con mia moglie, mia compagna, certo, che ci vivo, perché non posso andare a ballare e divertirmi? Ma guarda, io ho un'idea diversa per quanto riguarda il nostro settore. Se nella giornata normale uno indossa le mascherine, quelle chirurgiche, no? Sì, quelle certo, un po' semplici, quelle che sono leggere, insomma. Nel settore del ballo, nella serata da ballo, perché non obblighiamo i ballerini a indossare una FFP2 o una FFP3? Che così, anzi, la FFP3 è al top, così si è praticamente, come dire... Cioè, altruisti. Altruisti e allo stesso anche... tempo egoisti. Esatto. Praticamente ti difendi... difendi anche gli altri. Esatto. Perché non si potrebbe fare in questo modo? Cosa dici tu? Ma io è dal primo giorno che sto proponendo questa cosa, anche perché già in Hong Kong, in Spagna, lo stanno già facendo. Ho visto, cioè, questa immagine di gente che balla, sì, esatto. Prima di entrare, gli misurano la febbre, hanno il certificato del medico che stanno bene, in più portano la mascherina, è ovvio che tutta la sera con la mascherina non lo porti, magari fai due balli, ti fermi e poi riprendi. Esatto. Se uno ha questa passione del ballo e della musica. Esatto, esatto. Ti leggo un messaggino che stavo leggendo qui sul portatile, sul tablet. Ti saluta Anna Tedaldi e poi Emma Ermelli dice: ciao Paolo, mi mancano tantissimo le serate insieme alla tua orchestra. Ma torneranno, dai. Dobbiamo... Grazie Anna, grazie Emma. Speriamo, dai. Dobbiamo tener botta, caro Paolo, dai. Ascolta, andiamo in musica. Io ho scelto un bel brano, qui è cantato da Manuel e insieme a Erika. Arriva Fernando. Sì. Andiamo in Spagna, dedicatissimo al nostro Don Diego della Vega di oggi, Paolo Bertoli. Ti piace? A dónde vas, Fernando? Dimmi cosa stai cercando. Esta noche stai soñando esa chica de mi corazón. Ma quella donna, sai, Fernando, appartiene solo a me. Se la vuoi incontrare, dovrai combattere. Cambia ora tu mira, porque esta niña que estás buscando no lo sabe que appartiene a me. Forza, cambia tu mira, Fernando, non vorrai fare a volte con me. Sono tante le donne nel mondo, ma quella donna, Fernando, è per me. Escucha, por favor, Fernando, escucha lo que quiero decirte. Non provare a ingannarmi, deja en tu corazón se quiere. Ma quella donna, sai, Fernando, appartiene solo a me. Lei poi non ti vuole, son sicuro, muore per me. Cambia la mira, Fernando, cambia ora tu mira, porque esta niña que estás buscando no lo sabe que appartiene a me. Forza, cambia tu mira, Fernando,
vorrai fare a botte con me. Sono tante le donne nel mondo, ma quella donna Fernando è per me. Forza cambia tu mira Fernando, non vorrai fare a botte con me. Sono tante le donne nel mondo, ma quella donna Fernando è per me. Ma quella donna Fernando è per me. Voilà, siamo rientrati in attesa che il nostro Paolo cambi lo sfondo. Si sta divertendo con Skype. Eh sì, vogliamo, vogliamo salutare un po' di amici. Mattacchione, ma sì, allora ci stanno guardando. Allora, un saluto a Delphi Conforti, l'ho già detto. No, allora un bacio che ci sta guardando. Poi Alfonso Sferlazza, dai, come stai? Da tanto che non ci vediamo. Oh, l'amico del Redas. Ecco. Sì. E poi anche noi dunque, siamo amici del Redas, sì, non certo. Vediamo l'ora che riaprano i battenti. Tersilla Vescovi sta guardando, e quindi un saluto. Dino Valde Salici sta guardando anche lui, poi tutti gli amici di Paolo, Angelo Gaetta, ciao Paolo, speriamo bene, di poterci vedere presto. Prendiamo un tablet, che un bacio a tutti, fiume di messaggi anche tutti per Paolo Bertoli. Facciamo meno fatica a leggere un po' i messaggi, ti do un tablet Approfitto per fargli auguri al nostro Lollo che oggi compie gli anni. Certo, Lollo di Lorenzo. Figlio della Marta, Lollo. Va bene, ma siamo sempre in diretta, chissà che sfondo ha messo. Guardiamo un attimo. Guardiamo. Paolo Bertoli? No, aspetta, dove sei? Ti ho perso. Eccolo qua. No? Ma cosa hai fatto? Ma cosa continua? Dove sei, Paolo? Sono qua. No, hai condiviso lo schermo, non devi condividere lo schermo. Fantastico. Intanto cerchiamo un'altra canzone. Vieni fuori dalla condivisione dello schermo tramite Skype e poi dopo io ti metto in onda. Nemo show everywhere. È ancora così. No, l'ho perso. Aspetta, intanto andiamo ancora in musica, dai, così sistemiamo un po' il collegamento. Arriva Gotica per voi. Anzi, ricordiamo che poi saremo in compagnia di Paolo Bertoli anche dopo, anche su Radio Italia anni 60 TV. Quindi rimanete sintonizzati. Certo, no, devono cambiare, non rimanete sintonizzati, no, qua, beh, perché sul qua 78 non andate via, vi spostate. Arriva Gotica per voi. Intanto andiamo a riprendere Paolo che si è perso nei meandri di Skype.
Eccoci qua, abbiamo ripristinato il collegamento. È lì. Eccoci qua. Lui non riesce a star fermo, quando è davanti al computer non ce la fa. Allora Paolo, siamo, intanto ti mando i saluti. Un caro saluto a Paolo dal mare di Deiva Marina, Luciana, penso che si chiami. Sì, ciao Luciana, ciao Luciana. E poi voglio anche salutare gli amici che hai menzionato prima, dei messaggi che ti hanno mandato, grazie. E salutiamo Mario del Celestinos. Mario del Celestinos, dai dai Mario, che ce la faremo a riprenderci piano piano. Allora Paolo, ti lascio salutare, diamo l'appuntamento comunque alle 13 su canale 78 con Radio Italia anni 60 TV. Dovete seguire, chi lo deve seguire da fuori regione Emilia Romagna deve andare su Facebook alla pagina Vado a Liscio, altrimenti canale 78 per l'Emilia Romagna, 113 per le Marche e 606 per Friuli e Veneto Orientale. Anche 110 ho saputo. Anche 110, anche ho saputo, lì arrivano le notizie per vie traverse. Sì. Ti lascio salutare, caro Paolo. Grazie per l'invito Monica, grazie a Nicola e un bacione a tutti voi a casa, siete sempre nel mio cuore e speriamo di vederci molto molto presto. Un bacione. Dai, ci vediamo dopo nell'altra trasmissione. Intanto io do anche alle 12.30 la linea al meteo per quanto riguarda la frequenza 94.3 di Radio Nova. Ciao a tutti e l'appuntamento con Nima Show Live è domani per una puntata prettamente radiofonica con altri ospiti. E dopo comunicheremo nella giornata di quest'oggi con un bel post. Padre Vagabondo, ciao, ciao Paolo. Ciao, ciao. Quel giorno in cascina tu mi hai baciato, ero ancora bambina, e a 18 anni appena compiuti tu mi dicevi facciamo l'amore. Io no, dicevo io no, ma tu mi prendesti giurando di stare per sempre con me. E ora io sono la mamma di un bel bimbo biondo che ha gli occhi del padre di quel vagabondo. Ora chissà, forse in giro nel mondo, e quante ancora lui ne ingannerà. Sono la mamma del tuo bimbo biondo che ha gli occhi tuoi di te vagabondo, e con l'inganno, promesse, illusioni, ancor fanciulla mi prendesti il cuore. Bel contadino, perché sei fuggito? Ora i tuoi campi son secchi e bruciati. Tu hai lasciato la bella campagna ed una donna che ti dava il cuore. Ma un dì, lo so, tornerai, e se tu vorrai fare l'amore, piangendo ti maledirò, perché io sono la mamma di un bel bimbo biondo che ha gli occhi del padre di quel vagabondo. Ora chissà, forse in giro nel mondo, e quante ancora lui ne ingannerà. Sono la mamma del tuo bimbo biondo che ha gli occhi tuoi di te vagabondo, e con l'inganno, promesse, illusioni, ancor fanciulla mi prendesti il cuore. Forse in giro nel mondo, e quante ancora lui ne ingannerà. Sono la mamma del tuo bimbo biondo che ha gli occhi tuoi di te vagabondo, e con l'inganno, promessa, illusioni, ancor fanciulla mi prendesti il cuore. Bel contadino, io ti perdonerò. La 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 la
in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.